Nicola Pesaresi si gioca nuovamente contro Trento, tre volte in 27 giorni, due partite per Milano perse in trasferta, una di campionato, una di Coppa Italia. Adesso si gioca all'Allianz Cloud, una Trento che è certa del terzo posto, ma sicuramente vorrà riscattarsi dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia. Quindi una partita che comunque ha le sue insidie, molto difficile per Milano. Assolutamente sì, Trento ha dimostrato il valore in questo campionato, vincendo 16 partite di fila, quindi non sarà il passo falso fatto in semifinale contro Perugia a cambiare questa cosa. Quindi ci aspetta una partita molto difficile, è un avversario tosto e dovremmo essere bravi a giocare una grande partita per provare a giocare il punto a punto contro un grande avversario. Sappiamo che uno dei loro punti forti è sicuramente la battuta, quindi dovremmo essere molto bravi nella nostra fase di side out, sia nella fase di ricezione ma anche nell'attacco quando la palla è scontata, e quindi sotto questo punto di vista dovremmo essere molto bravi. E scenderemo in campo sicuramente in modo aggressivo e cercando di giocarci le nostre carte e di giocarci la partita. Per Milano è un rush finale di campionato molto importante. Dopo le due vittorie consecutive contro Modena e Padova ci sarà appunto Trento, poi la grande partita di domenica con Piacenza, infine il recupero contro Ravenna, insomma un rush finale in cui Milano vuole provare a continuare a dire la sua. Assolutamente, da gennaio giochiamo ogni 3 giorni, quindi anche questo febbraio sarà molto impegnativo. Cercheremo di finire la regular season nel migliore dei modi e prepararci bene per il rush finale, per le partite che poi contano da dentro fuori, sia in Coppa che in campionato.